Avvocato Passamonti, avete presentato un esposto contro la regione Abruzzo, ma si parla anche di danno erariale? Allora, l'esposto che è stato presentato non è solo contro la regione Abruzzo, lo stesso esposto riguarda anche il comune di Pineto e nei confronti di entrambi lo stesso esposto è stato inviato alla Corte dei Conti e per conoscenza l'abbiamo inviato anche al Ministero dell'Ambiente. Voi contestate anche i lavori di ripascimento, soprattutto i lavori di ripascimento? Perché sono stati quei lavori che, per quanto riguarda il danno erariale, sono state spese somme inutili per non risolvere il problema e si è visto che nel corso degli anni, invece di risolverlo, si è aggravato ed oggi non abbiamo più la spiaggia. Naturalmente il danno erariale è alla procura perché? Perché c'è una responsabilità a monte, sicuramente c'è una responsabilità della Regione Abruzzo che aveva indicato quelli che sarebbero dovuti essere evidentemente dei lavori recepiti anche dal comune di Pineto, ma sono corresponsabili entrambi, ognuno per i propri adempimenti. Oltre al disastro ambientale, ma disastro ambientale anche dell'ecosistema marino, perché lì è stata presa anche la sabbia dal mare, è stata portata sulla spiaggia e vai a modificare quello che è l'ecosistema marino, nel bene e nel male, ed è stato fatto per più anni. Quindi invece di risolverlo hanno creato tutto un danneggiamento e quindi il mare si è spinto in avanti. Certo, ci sono degli studi particolari che possono spiegare meglio, è normale, non sono un tecnico, però nell'andare a leggere tutta la documentazione sono stati dei lavori inutili che hanno portato all'erosione completa della costa con sperpero di denaro pubblico, perché ritengo che se quei soldi fossero stati cacciati di tasca propria non l'avrebbero fatto. Devo anche dire che oltre al disastro ambientale, c'è stato nello stesso esposto abbiamo denunciato il danneggiamento della costa che riguarda soprattutto la zona della Pineta Catucci. Nell'esposto abbiamo anche inserito, e lì è stato testimone oculare il collega Di Nanna, il furto che si è verificato, perché non è possibile che in orario notturno alle 2:30 ci siano delle ruspe che prendono la sabbia dove stavano immettendola per portarla in un'altra zona di Pineto. Verranno mostrate le immagini e vi renderete conto che qualcosa non va, perché io alle 2:30 devo far lavorare delle ruspe per prendere la sabbia e portarla nella zona dei camping. Chi li ha autorizzati? Sono stati autorizzati? Qualcuno l'ha fatto di propria iniziativa? Quindi ritengo che la Procura debba lavorare e possa lavorare bene, anche perché se non interviene la Procura della Repubblica, se non interviene la Procura regionale della Corte dei Conti, noi non mettiamo punto a questa situazione. A nulla valga il fatto che ieri i giornali riportavano che su Pineto sarebbero intervenuti dei tecnici della Regione Abruzzo per vedere come risolvere definitivamente e mettere delle barriere fisse, quindi credo che non si parli più a questo punto di pennelli, ma tu mi aspetti di aver buttato ulteriori somme, di aver visto che una costa non esiste più per poi ricordarti che mi devi mandare i tecnici a Pineto? Ritengo che sia una presa in giro per tutti quanti.